lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Gloria al Sacramento, Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre, De voi fate che le piaghe del Signore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto. Il primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Oggi celebriamo la festa del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Siamo anche alla vigilia della solennità della Madonna delle Grazie. Cristo ha sparso il sangue per noi, ha dato la sua vita per noi. La Madonna che è ai piedi della croce ci è stata concessa come madre, è diventata anche la mediatrice di ogni grazia. Ma quale riconoscenza abbiamo noi nei confronti di colui che non ha esitato a morire per noi sulla croce, versando il suo sangue per noi? Quale riconoscenza abbiamo nei confronti della Vergine Maria, mediatrice di ogni grazia, dei nostri santi Valeriano e Cecilia. Eppure di grazie ne conosciamo tante e ne sono state elargite tante. È un po' come dice Gesù, di quei lebbrosi che nonostante furono guariti, uno solo, ed era anche un forestiero, si presentò a lui per la riconoscenza. A volte siamo molto ingrati nei confronti di Gesù e siamo ingrati nei confronti della Madre e dei nostri santi, proprio perché cerchiamo, 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 otteniamo, otteniamo, otteniamo e poi ci dimentichiamo. Invece la riconoscenza deve far parte della nostra vita. Se fossimo veramente riconoscenti per quel sangue sparso sulla croce, se fossimo veramente riconoscenti per l'amore di quel Dio uomo che ha avuto per noi, se fossimo veramente riconoscenti
Per tutta la sofferenza di Gesù, noi staremmo continuamente ai suoi piedi. Ma siamo uomini e uomini ingrati. Uomini che hanno ricevuto e che tante volte nulla vogliono dare. E di questo, questa sera, noi chiediamo misericordia al Dio della misericordia. Chiediamo pietà a colui che ha versato il sangue sulla croce. Chiediamo perdono a Maria, che tanto ci ha elargito e tanta poca riconoscenza. Chiediamo perdono ai nostri santi per tutti i benefici che ci hanno fatto ottenere dalla Vergine, da Cristo Signore. E ancora una volta diciamo, perdonaci per le nostre irriconoscenze, perdonaci. Noi ci ricordiamo solo quel che vogliamo, ma come siamo facili a dimenticare ciò che invece abbiamo ottenuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre di voi fate che le piaga del Signore sia impressa nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei. Nel secondo mistero glorioso, ascensione di Gesù al cielo.
La riconoscenza non soltanto è un dovere verso Cristo, ma viene a mancare anche quella riconoscenza umana. Noi uomini abbiamo dimenticato che cos'è la riconoscenza. A volte un gesto buono, una parola buona, un segno di carità tangibile. Un gesto di solidarietà fraterna, non lo facciamo, perché stiamo diventando così egoisti che vogliamo tutto per noi. C'è quella famosa paura psicologica che si chiama povertà. Chi è il povero a livello psicologico? Il povero è colui che ha tanto denaro, ha tante cose, ma per paura di non averne, vive la sua povertà. È una povertà nella quale si ritrova l'egoismo, l'egoismo dell'uomo, l'egoismo così forte che non si ha pietà di niente e di nessuno. Proprio perché questa povertà non solo diventa poi una malattia psicofisica, ma diventa anche una malattia morale, nella quale gli uomini non si riconoscono. E generalmente coloro che hanno questa povertà sono quelli che sono più dediti al denaro, alle cose di cui poi non si godono, non possono godersi perché la malattia è talmente profonda e dentro l'anima di questa gente che riconoscenza non ce n'è. Anzi, sono loro bisognosi dell'elemosina degli altri. Gesù invece non ci insegna questo. Gesù ci insegna la generosità, la carità, l'amore. Una volta facevano il pane nelle famiglie, se lo distribuivano tra loro. Anche un semplice dolce, un dolce che cos'è? Eppure c'era sempre la parte della fraternità, dell'amicizia. Per fortuna c'è ancora in tante buone, ottime e sante famiglie, ma ormai sta diventando un qualcosa di raro, talmente raro che ci si dimentica, generalmente anche si dimenticano le antiche povertà e vivono nelle proprie ricchezze. Ma sono poveri, questi sono i poveri. Non i poveri che dice Gesù, perché i poveri di Gesù sono i ricchi. Se leggiamo le beatitudini, in ogni beatitudine noi troviamo la ricchezza dell'uomo, la ricchezza forte e generosa che Gesù dà. E la stessa Vergine Maria, colei che domani celebriamo, mediatrice di ogni grazia, la stessa Vergine Maria nella sua vita è stata una continua dedizione, ne abbiamo una, il primo esempio, nonostante anche lei aspettasse il Salvatore, il Redentore. Non ha esitato di andare a fare la serva di sua cugina Elisabetta, perché Maria sapeva che ne aveva bisogno. Lei era giovane, ha affrontato il viaggio, ha affrontato e ha lasciato anche a Nazareth tutta la questione, ecco, del bambino, la questione di Giuseppe. La questione dei genitori di Sant'Anna, la questione
ecco, di lasciare il paese per andarsene, ma lei non ha esitato a dare se stessa, a offrire il suo servizio, di offrire il suo servizio a beneficio di quella parente anziana e in attesa di Giovanni Battista. Noi la invochiamo, la Madonna, la cerchiamo, la gente corre a destra, a sinistra, manca, perché crede di andare a trovare chissà che cosa. Non è quella la fede. La fede si guarda nel profondo di se stessi. La fede è una mutazione continua della nostra vita. È un mutare, un cambiare, così come Cristo ha cambiato l'acqua in vino. L'acqua è una risorsa naturale, senza l'acqua moriremmo. Il vino rafforza, lui ha cambiato per amore di sua madre. Non ha esitato un istante, anzi, quando la Madonna gli ha detto non hanno più vino, giustamente Gesù gli ha detto: che ti importa a te, che mi importa a me se questi non hanno più vino? Ma lei sicura, sicura, ha detto ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Anche la Madonna ancora oggi continua a dirci: fate tutto quello che egli vi dirà. Ancora oggi la Madonna ci dice: ascoltate il mio figlio. Ascoltate, perché se vogliamo mutare questa nostra vita nel vero senso cristiano della vita, è questo: dobbiamo trasformare noi stessi, dobbiamo trasformare la nostra vita nella generosità, nella dedizione, nella carità. Se vogliamo speranza, dobbiamo attingere alla fonte della speranza, che è Cristo. Se vogliamo che la nostra vita cambi, invece di pensare esclusivamente a tutto quello che è il nostro egoismo, perché anche la malattia è un egoismo, sapete? Anche la malattia, quando viene percepita la malattia come un qualcosa, ecco, di negativo, c'è la disperazione. Ma non è così, perché anche ne conosco tanti che nella malattia ritrovano anche la fede. Io ricordo sempre quello che Gesù ha detto alle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria. Questa morte, dice, parlando dell'amico Lazzaro, questa morte non è vana, non è venuta per nulla, poiché lui, resurrezione e vita, lo ha risuscitato dai morti. C'è una risurrezione ancora più profonda che la risurrezione dell'uomo. Penso che tutti quanti ne abbiamo bisogno, l'Italia ha bisogno di risorgere, non quella che è il risorgimento. Quello ormai lo hanno già dimenticato, che milioni di giovani, di italiani sono morti e chi se li ricorda più? È acqua passata che non serve a nulla. I giovani di oggi non sanno neppure che cos'è il risorgimento, ma quel risorgimento spirituale, interiore, che bisogna cambiare, mutare, se vogliamo, ecco, che per non andare alla deriva. Stasera ho saputo che la Francia ha rifiutato la filosofia gender. Questo è tutto da dire, eh? Una Francia laica, una Francia che agisce in modo a volte anche acattolico. Rifiutare la filosofia gender vuol dire che sta facendo progressi, anzi, cambia
che le famiglie, nonostante la politica francese o italiana o di qualsiasi altro stato di questa Europa, che in realtà non esiste, esiste soltanto per tutte le leggi e leggini che fanno in continuazione, basta pensare pure come è ridotta la Grecia, un paese che è entrata nell'euro, ma che non aveva le carte in regola, oppure noi stessi italiani che ci siamo trovati dalla sera alla mattina nella zona euro, nell'euro, senza sapere neanche chi, perché gli altri decidono per noi, anche se in realtà, da quello che sempre mi hanno insegnato, penso, ecco, che ritorno, che il gergo del vocabolario sia quello: democrazia è servizio agli altri. Invece noi ci mettiamo al servizio dei politici, che è ben diversa la faccenda. I politici non possono decidere per noi. Ecco, allora anche la stessa manifestazione dove la famiglia associativa ha partecipato, 1.200.000, di cui i giornali, la televisione ne hanno fatto degli accenni, ma non hanno detto niente più di questo, contro questa filosofia gender, e ci fa capire che la politica se ne va per i fatti suoi, ma la gente la pensa esattamente al contrario. E allora è qui dove dobbiamo trovare, cari fratelli e sorelle, e voi che mi state ascoltando anche nei paesi non italiani, questo è qui, questo deve cambiare. Deve cambiare che un governo si metta al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio del governo. Proprio perché l'interpretazione delle leggi, il modo di fare le leggi, io penso che, come se la Francia, che è tutto dire, ha rifiutato come governo la filosofia gender, speriamo che in Italia almeno non gli passi neppure dalla mente dei politici di far passare, ecco, questa filosofia dove non si capisce più chi è il maschio e chi è la femmina. E così via, ecco, con tutte quelle che sono teorie che per tante volte spiegate. Quindi c'è da cambiare, veramente c'è da cambiare. Papa Francesco sta cercando questo mutamento anche nella Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticare che la Chiesa è fatta di uomini con il loro piccolo orticello, che cercano sempre di guardarselo e che non venga calpestato da nessuno. E in questo noi dobbiamo pregare, come le comunità religiose. Nelle comunità religiose si pretende dagli altri, dalla comunità, ma generalmente non si dà, non si dà niente, perché sono gli altri che devono dare, non è così. Ognuno deve dare per costruire, quindi ognuno di noi, ogni sacerdote, ogni suora e anche le stesse nostre sorelle devono mettersi a servizio l'una dell'altra, perché così è quello che ci insegna il Vangelo, così ci insegna lo stesso Santo Padre Benedetto, che dobbiamo metterci. Poi se vediamo anche quello che i nostri santi Valeriano e Cecilia hanno fatto, dal momento in cui c'è stato il mutamento, la conversione, la vera conversione, Valeriano ha dimenticato di essere un patrizio romano e si è messo a servizio, non ha chiamato più servi, ma ha chiamato tutti i fratelli al punto tale che quella casa è diventata la prima casa a Roma della Domus Christiana, dove tutti sentivano fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Santa Madre, dove fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore? Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Benedetto. Nel terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo.
Generalmente quando noi preghiamo cerchiamo, ma in che cosa consiste la vera preghiera? La vera preghiera consiste prima di tutto nel ringraziare il Signore per i tanti benefici, quelli che comprendiamo e quelli che non comprendiamo. La preghiera non è un avere, ma è anche un dare. Se stiamo attenti alla preghiera che Gesù ci ha insegnato, è una preghiera di lode, di riconoscenza e poi anche di chiedere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e la lode. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, venga il tuo regno, è una lode. Poi dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma prima c'è la lode a Dio. Noi invece ogni preghiera la viviamo con molto egoismo. Chiediamo, chiediamo, vogliamo. Ma che cosa diamo noi? Qual è la vera riconoscenza che noi diamo? Anche l'Arcangelo Gabriele, con la sua delicatezza, quando annuncia a Maria che deve diventare la madre di Dio, dice delle parole belle, semplici. Ave piena di grazia, il Signore è con te. E infatti, proprio in questo, se stiamo attenti parola per parola, è una lode che si rende a Dio per tutto ciò che compie in quel momento nella Vergine Maria, la piena di grazia, la piena dello Spirito che penetra in lei e la rende mamma. Mamma del Salvatore, del Redentore. Poi c'è l'ultimo sacrificio che si accosta oggi con la festa del preziosissimo sangue e con quella di domani, che è Maria, mediatrice di tutte le grazie. Poi c'è l'altra, il conferimento. La pienezza della storia, la pienezza che va dalla Genesi al Monte Calvario. Gesù non dice mamma, soffre per la madre, come la madre soffre per il figlio, proprio in questa sofferenza che unisce Maria a Gesù. Il Concilio ci insegna che Maria in modo incruento, ha partecipato in pieno alla passione del Cristo. E allora c'è lo scambio, il compendio di ciò che Gesù ha fatto dalla Genesi, dall'inizio. Avevamo perso Eva come madre a causa del peccato, in quello stesso istante
Gesù non chiama, non gli dice mamma, ti do un altro figlio, no, dice donna, ecco tua madre. Come il padre aveva detto, porrò inimicizia tra te e la donna, verrà una donna che ti schiaccerà il capo, si compendia con il sangue di Cristo sulla croce, l'atto, l'azione, la storia, quella storia che ritrova tutto l'Antico Testamento in una sintesi. Donna, ecco tuo figlio. Da quel momento noi siamo diventati figli della Vergine Maria. E allora, proprio per questo noi siamo chiamati a rendere lode, perché la preghiera è prima di tutto lode. D'altronde diciamo il rosario. È vero che nel 90 dei casi non pensiamo neanche a quello che diciamo, ma se stiamo attenti almeno a un'Ave Maria, ce ne accorgiamo quello che noi diciamo, la lode, Ave, quello che ha detto l'Arcangelo Gabriele, Ave piena di grazia, il Signore è con te. È quella che ancora è il Magnificat, è nella riconoscenza di Elisabetta che riconosce in Maria la madre di Dio, benedetta tu fra tutte le donne e benedetto quello che hai nel tuo grembo. E poi c'è la richiesta molto semplice alla Madonna. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. La morte. La morte. Noi pensiamo sempre che la campana suona per gli altri. Qualche volta dovremmo pensare anche al giorno in cui suona per noi, se si suona ancora. E è lì dove noi dobbiamo mettere e riflettere. Perché la preghiera è una lode, c'è anche la richiesta. E che noi poniamo questa sera qui davanti a Gesù, vivo e vero, alla Vergine, ai Santi, me ne arrivano ogni giorno di queste, e io depongo qui sull'altare del Signore. Io non sono né il Padre Eterno, né tantomeno ecco, posso fare qualcosa, sono più disgraziato di voi. E quindi ciò che io che posso fare nella mia povertà, nella mia miseria, è quella di mettere tutto all'altare del Signore, però confidare nel Signore. Perché non si può andare a accendere la candela quando si ha bisogno. La candela si accende pure quando non c'è bisogno. Perché se la candela è una presenza di una fiammella viva che continua la nostra preghiera o la nostra presenza davanti all'immagine, come sono accese questa sera queste candele per indicare che Cristo è vivo e presente qui sull'altare, ma dobbiamo anche accendere quando non ne abbiamo bisogno. Comodo accendere quando c'è bisogno, si accende anche quando non si ha bisogno. Allora, proprio per questo siamo chiamati all'autenticità della preghiera, una preghiera autentica, disinteressata. Sia fatta la tua volontà, cominciare così in terra, parole, parole, sia fatta la tua volontà. E chi è che la vuol fare la volontà? Neanche chi dovrebbe. La volontà è questa, a volte ci sono le sofferenze create e volute dagli uomini. Cristo non ha fatto nulla di male, ha guarito gli ammalati. Cristo non ha compiuto nessun gesto, né compiuto
contro gli uomini né contro il potere degli uomini, eppure lo hanno ammazzato, l'hanno crocifisso, anzi, vi ha beneficato. E allora anche noi dobbiamo capire, ecco, l'autenticità della preghiera, che sia disinteressata, e la forza della preghiera la dobbiamo dimostrare con la carità, 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 perché come dice l'Apostolo, giustamente l'Apostolo Paolo, la fede senza le opere è nulla, ed è vero. Se noi pensiamo a quanti missionari nel mondo, chi è che diffonde il Vangelo? La predica domenicale? Sì, va bene, tanto sappiamo che nella stragrande maggioranza da una parte gli entra e da un'altra parte gli esce. Le forme spettacolari che danno a volte in queste celebrazioni, che non rimane che solo esteriorità, esteriorità, dimenticando invece quello che è l'interiorità, la fede, sapete da chi è portata? Da quelli che annunciano veramente il Vangelo. È vero che si può annunciare nella comunità parrocchiale, si può annunciare in un istituto religioso, si può annunciare dappertutto. Ma annunciare significa modificare se stessi, perché penso che nessuno possa dare se non ha. E allora la nostra preghiera sia una preghiera non fatta di parole, ma una preghiera che innalza il cuore e l'anima a Dio, alla Madonna e ai Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tromei. Nel quarto mistero, la Vergine Maria è assunta in anima e corpo in cielo. Ancora oggi Cristo versa il suo sangue, ancora oggi Maria piange i suoi figli che non sono più. Molti cristiani oggi vengono trucidati nel mondo. Basta pensare ai missionari che annunciano il Vangelo, basta pensare a quelle comunità cristiane che ci sono nel mondo. Le barbarie che commettono gli estremisti islamici ogni giorno nella festa del preziosissimo sangue, ogni giorno le lacrime di Maria vengono versate per questi figli. È proprio il brano del Vangelo che ci annuncia, vi diranno, Cristo è qua, Cristo è là, Cristo è sopra, Cristo è sotto. Come fanno con la Madonna? La Madonna è qua, la Madonna è là, la Madonna è sopra, la Madonna è sotto. E Gesù dice che non dobbiamo credere a queste cose, poiché ci avvisa che prima della fine ci sono sconvolgimenti, ci sono sofferenze. Poi dice che molti moriranno a causa sua, a causa del Vangelo. E la stranezza che proprio in questi ultimi tempi diventano sempre più vive queste situazioni. Noi pensavamo che Nerone fosse morto. Ma Nerone ancora opera nel mondo, ancora c'è la strage dei cristiani, che l'unica colpa che hanno è quella di aver scelto Cristo. Da popoli poi che
che lo hanno rinnegato, perché non dobbiamo mai dimenticare che tutti questi popoli, o almeno gli estremisti, perché non si può generalizzare, gli estremisti vengono da una tradizione fortemente cristiana. Poi è comparso chi è comparso e c'è stato il cosiddetto cambiamento, no? Ogni giorno sentiamo per mezzo della radio, televisione, giornali e così via, il quale, ecco, tutti parlano e nessuno difende. E tante volte ci domandiamo, tutte le chiacchiere che fanno i nostri politici in Europa, tutte le chiacchiere che fanno i politici del mondo, ma questa situazione continua ancora. Questa strage di cristiani, queste persecuzioni contro i cristiani, c'è chi lo fa in un modo tutto particolare, in modo diplomatico, come fa la Turchia, per esempio, lo fa in modo diplomatico, ma lo fa, oppure come fanno molti altri paesi, i quali uccidere un cristiano è come guadagnare un'anima, guadagnare la propria anima a Dio. Siamo arrivati all'aberrazione dell'uomo, all'aberrazione, ecco, della disumanizzazione totale. Come posso pensare io che uccidendo un uomo posso rendere lode a Dio? È vero che anche la Chiesa ne ha fatte di queste sciocchezze, ma pensavo che appartenessero ai secoli passati, allora con le cosiddette eresie, con tutto quello che sono state le conseguenze anche storiche, no? Dio non si difende con la morte, perché Dio è vita, come può volere la morte? È impossibile una cosa del genere, eppure in nome di Dio si uccide. È qualcosa, ecco, di aberrante, di contro natura. È qualcosa, ecco, che veramente ci disgrega anche come consorzio umano, di gente che abita sotto lo stesso tetto che è il cielo. Quindi quest'odio di gente, poi oggi si diceva, ecco, che alcuni italiani che si sono convertiti, diciamo così, all'Islam, dovevano partire per combattere, no? Insieme alla cosiddetta ISIS e così vari. Un po' anche come dicono i cosiddetti testimoni di Geova, no? È successo tante volte. Ho trovato la parola di Dio, e adesso conosco la parola di Dio. E prima? No, adesso l'ho conosciuta. Beh, qui c'è da dire una cosa. O eri cretina prima, o ti sei incretinita adesso, perché non è che si può andare tanto per la quale, no? Eppure riesco, no? Soprattutto, e questo succede sulle persone semplici, su quelle persone, ecco, che vogliono, che forse desiderano qualche cosa, perché poi da parte nostra non è che ci sia tutto questo lavorio, no? Come fanno, come agiscono, ho visto alcuni, no? Perché crearsi una morale propria è molto facile, crearsi una morale che fa comodo è facile, è molto più difficile quella del cristianesimo. Io lo comprendo, che il cristianesimo è rinuncia, il cristianesimo
è una morale, il cristianesimo ha delle regole, regole che si accettano per amore, non per timore. Invece è più facile guardare anche il mondo protestante, no? Anche lì è molto più facile, più semplice. Dai protestanti, per esempio, il senso della carità non esiste per niente, no? Quando Gesù dice devi dare, lui lo dice, ma farlo diventa più difficile. Ecco perché il senso che noi dobbiamo dare alla nostra vita, alla nostra esistenza, è un senso d'amore, perché tutto quello che noi facciamo non è imposto, ma lo facciamo perché crediamo. D'altronde il modello che noi abbiamo, chi è? Certamente non è un modello di uno che si fa Dio, no, questo è il modello di Dio, il modello di un Dio che diventa modello in tutti i sensi, lascia i cieli, né, per andare a nascere dove? In una grotta, se poteva almeno trovare una casa, e invece è andato a cercarsi una. Come ha vissuto? Facendo il falegname, nella povertà, la Madonna, uguale, il povero Giuseppe, uguale. Povero in senso buono della parola. Il modello che abbiamo è questo. E poi abbiamo l'altro modello che è la croce. Lo so che certi modelli non piacciono, ma questo è il modello del cristiano. È più facile arrampicarsi dove le 70 vergini vengono e ti prelevano, che poi non ho mai capito che ci fanno queste 70 vergini dal momento che sei morto, no? Però addottrinano in questo modo e vanno avanti così. Però quello che conta qui adesso, al di là della fede, della religione, che adesso si riempiono la bocca ai politici, no? Come tutte queste cose sono cose che a loro interessano relativamente, cioè interessa di più il patrimonio artistico che l'uomo. E allora si ammazzano adesso a dire è una questione religiosa, sono guerre religiose. No, queste guerre di uomini, è guerre dove migliaia e migliaia e migliaia di persone vengono trucidate, è vero, a causa di una fede, ma la politica non se ne può uscire e dire sono guerre religiose. Come fanno da noi, fanno i cattolici quando gli conviene, i miscredenti quando gli conviene, fanno i protestanti quando gli conviene, fanno gli ebrei quando gli conviene, e così stanno in tutti i buchi e in tutte le barche, ma non è così. Il modello che noi abbiamo è Cristo, il modello che noi abbiamo è la croce, il modello che noi abbiamo è accogliere Cristo e quindi anche la sua sofferenza, perché noi cristiani siamo quelli che seguiamo. L'ha detto lui, volete seguirmi? Che ha detto? Prendete la croce e seguite. Quindi prendere la croce significa seguire Cristo. Questo è quello che i nostri martiri hanno fatto, questo è quello che noi giorno per giorno dobbiamo accettare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore, io ti prego Gesù buono per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, nell'ultimo mistero glorioso alla Vergine Maria e Madre del cielo e della terra. Thank you.
Signore, ti ringrazio per tutti i benefici che in questa settimana hai voluto elargire. Noi siamo indegni di ricevere i doni che tu ci fai, ma non guardare alla nostra ignoranza, alla nostra irriconoscenza. Molti, Signore, chiedono, ma tu nel tuo amore infinito concedi. Vergine Maria, che sei sempre presente in mezzo a noi, aiutaci, sostienici. Noi vogliamo camminare la via della croce, amarti, adorarti. O Cristo Signore, non guardare ai nostri meriti, ma guarda ai meriti di tua madre, che è nostra madre, che ha sofferto e soffre per noi. Guarda i nostri martiri che hanno dato la vita per te e non guardare la nostra ignoranza che diventa sempre più profonda. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre, di voi fate che le piaghe del Signore
Signore, sia impresso nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Dona il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, pregate per noi. Ecco, questa sera la benedizione sarà impartita da Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Hai dato loro il pane disceso dal cielo e porta in sé ogni dolcezza.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua passione e morte, fa che celebrando questi sacrosanti misteri possiamo partecipare al convito celeste. Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto il suo santo nome, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E anche questa sera, come ogni mercoledì, cioè abbiamo celebrato l'ora santa. Ringraziamo qui l'Arcivescovo che è qui da noi per qualche giorno, perché anche la sua presenza umile e saggia, una presenza buona e mite, che ci infonde sempre forza e coraggio. Voglio ricordarvi che domani la messa non c'è qui in cappella, ma che verrà trasmessa domani sera alle ore 19:30, ma per televisione, al canale 668. Ripeto, 668. Quindi chi vuole seguire dal Santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania, perché domani è la solennità della Madonna, la messa viene trasmessa in diretta per televisione al canale 668. E invece si riprende poi qui venerdì mattina. Voglio anche ricordare che dal 24 di agosto al 29 agosto c'è il grande convegno della famiglia associativa. So che hanno suddivisi gli alberghi, io adesso non so spiegarvi come, ma comunque coloro che vogliono iscriversi lo facciano al più presto. E voglio anche dire coloro che non possono, cioè nel senso che finanziariamente non possono pagarsi il convegno, ecco, lo facciano sapere a me direttamente, come direttamente mi dicano coloro che possono aiutare gli altri. Scende ormai la sera e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà.
sta qui con noi. Signore, sera ormai, resta qui con noi. Il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. Si allarga verso il mare, il tuo cerchio d'onda, che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore. Però come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo.